Bene, vediamo oggi come si possono preparare degli utensili per il tornio partendo da un materiale, un acciaio al carbonio. In questo caso noi abbiamo un acciaio al carbonio, quello che gli inglesi chiamano silver steel. È un acciaio con un contenuto al carbonio, diciamo che noi potremmo anche usare del C40 che viene chiamato acciaio da bonifica proprio perché è un acciaio, il C40, che è possibile sottoporre a trattamenti termici, quindi bonificarlo, per questo si chiama acciaio da bonifica. Io qui ho preparato, partendo da un tondino di 6 mm di diametro in silver steel, in acciaio al carbonio. Ho tornito questo gambo, vedete questa parte più piccola, e ho, diciamo, intenzione, di trasformare questo pezzo di acciaio in un utensile, per torniture interne. Quindi la parte finale l'ho tenuta dello stesso diametro, quindi ho tornito, questo gambo, ho lasciato la parte finale in origine, diciamo con lo stesso diametro del gambo, di questo gambo qui, 6 mm, e poi alla mola ho molato, diciamo, un profilo che potesse essere utile, per tornire, per fare un utensile tornitore interno. Ora, naturalmente, adesso questo pezzo dovrà essere sottoposto ai trattamenti termici, la tempera, così chiamata. Vedete, quindi abbiamo bisogno per effettuare questa operazione di un cannello a gas, di media potenza in questo caso, perché comunque il pezzo non è molto grosso, del sapone liquido comunissimo per mani, dell'acqua. In questo caso io spegnerò, diciamo così, l'utensile, lo raffredderò nell'acqua, acqua a cui è stato aggiunto qualche cucchiaio di sale. Diciamo che si può raffreddare l'utensile per fare la tempera anche nell'olio, però l'olio chiaramente è un po' più pericoloso perché può incendiarsi, quindi nel mio caso non voglio correre rischi, anche se ho un estintore che, come tutti dovrebbero avere dentro al proprio laboratorio, non voglio correre rischi, per cui uso l'acqua. Allora, il problema dell'acqua, perché si sceglie olio o acqua? Il problema dell'acqua è che quando il pezzo da raffreddare viene buttato dentro all'acqua, si crea sulla superficie del pezzo uno strato di vapore acqueo, cioè l'acqua a contatto del pezzo vaporizza istantaneamente. Questa pelle, diciamo, di vapore che si crea a contatto con il pezzo impedisce che il pezzo stesso raffreddi con la velocità necessaria a, diciamo, mantenere diciamo, a mantenere la molecola dell'acciaio nella condizione in cui si trovava quando la temperatura era sufficiente, era giusta per fare la tempera. Quindi, in pratica, l'acqua in questa maniera raffredda, ma raffredda non abbastanza bruscamente, invece questo non succede nel caso dell'olio. Sì, allora, per ovviare a questo inconveniente, innanzitutto bisognerà girare il pezzo dentro l'acqua, quindi non metterlo giù in maniera, cioè senza così fisso, immobile, ma facendo come se dovessi girare la tazzina del caffè. E aggiungere del sale nell'acqua, in quanto che il sale crea appunto una pelle salata e toglie, favorisce la perdita di calore istantaneo al pezzo da trattare termicamente, da raffreddare. Altra cosa
è una calamita da avere sotto mano, una calamita. Ora, questo pezzo di acciaio, per essere temperato, va portato al colore rosso ciliegia. Ora, ci sono vari tipi di colori quando io vado a scaldare il metallo. Posso andare dal rosso cupo, rosso ciliegia, rosso più chiaro, rosso brillante, tutta una serie di sfumature, diciamo. E quindi, siccome la temperatura è una temperatura molto caratteristica, non possiamo scaldare a una temperatura qualsiasi e fare la tempera. Bisogna che il pezzo sia portato a una temperatura assolutamente critica, diciamo così, che corrisponde al colore rosso ciliegia, però potrebbe essere non facilmente, diciamo, non, potrei, non, 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 non facilmente riconoscibile questo rosso ciliegia, se non ho una esperienza piuttosto grossa, diciamo, di fare questa operazione. E quindi adotto un piccolo trucco. Siccome quando il metallo viene portato alla temperatura critica di tempera, perde le sue capacità magnetiche, che adesso ha, perché vedete, cioè questa è una calamita in neodimio, e l'acciaio assolutamente viene attratto molto forte da questa calamita. Sia che quando io arriverò alla temperatura di tempera, l'acciaio perderà le sue capacità, le sue proprietà magnetiche, quindi la calamita non lo attirerà più. Sarà come se io mettessi un pezzo di un metallo che non ha proprietà magnetiche, cioè la calamita non lo attrae. E quindi in questa maniera qui io riuscirò a capire che sono arrivato alla temperatura giusta. Una volta arrivato alla temperatura giusta, quanto che il metallo non viene più attirato dalla calamita, rimetto per diciamo qualche secondo il pezzo di nuovo sulla fiamma e posso raffreddarlo dentro l'acqua. Quindi iniziamo questo. Ah, e poi il sapone. Allora, quando io vado a fare questa operazione, il pezzo che prima era brillante, così, diventa nero, cioè la superficie si ossida e diventa completamente nera. Siccome poi noi dobbiamo andare a fare un altro trattamento termico, perché il primo trattamento termico che aumenta grandemente la durezza del materiale, la tempera, quindi otteniamo un pezzo che ha delle proprietà che è durissimo in pratica, però ha lo svantaggio di essere molto fragile, quindi è duro ma molto fragile. Allora, noi lo dovremmo andare a riscaldare a una temperatura molto più bassa per la seconda fase e dovremmo andare anche qui a vedere un colore. Il colore, sarà anche lì un colore caratteristico, potrà passare dall'arancione al blu. E dovremmo poter andare a interpretarlo. Allora, diciamo, sporcando il pezzo con un sapone liquido, noi otteniamo che il pezzo non venga completamente nero e quindi poi potremo essere facilitati a vedere il colore che, diciamo, dovrà prendere nella fase successiva, che è quella del rinvenimento. Il rinvenimento è il secondo trattamento termico che renderà il materiale meno duro, ma anche molto meno fragile. Quindi noi potremo andare ad utilizzare lo strumento che abbiamo appena temperato senza il pericolo che ogni sollecitazione meccanica possa spezzare di netto come un grissino. Il gambo dell'utensile, ad esempio, se noi avessimo fatto solo la tempera. Quindi andiamo a usare quest'altro piccolo trucco per mantenere in posizione il pezzo, perché siccome è molto piccolo, io uso un pezzo di fil di ferro comune, comunissimo, in maniera tale da non bruciarmi, in sostanza. Poi vado
a sporcare il materiale con il sapone liquido, ok? Sapone liquido tradizionale, normalissimo. Ok? Bene, a questo punto posso usare la fiamma per portarlo a temperatura. Quindi accendiamo il cannello. Ok, e cominciamo. Ok, quindi mettiamo ancora un attimo nell'acqua e poi subito dopo andiamo a freddare il materiale. Ok, abbiamo raffreddato il nostro materiale. E ora vedete che dove ho dato il sapone praticamente posso facilmente ripulire meglio il metallo. In questo momento il nostro metallo è temperato. E la prova di questo la possiamo anche ottenere utilizzando una lima, ad esempio, e notando che, vedete, la lima non riesce ad intaccare minimamente la superficie del materiale, cioè scivola via, vedete? La superficie del materiale è indurita e quindi abbiamo ottenuto la tempera. Bene, quindi dopo aver temperato il nostro acciaio, dobbiamo passare alla fase del rinvenimento. Con un po' di carta vetro, di tela smerino, insomma, si riesce a pulire il codolo qui, cioè il gambo, l'utensile che abbiamo temperato, in maniera da apprezzarne il colore di rinvenimento. Il colore di rinvenimento è piuttosto importante. Praticamente, vediamo se si riesce a vedere, si passa dal giallo a strisce, al verde, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al grigio, passando per il blu, il blu scuro, il violetto, il rosso porpora, il marrone tendente, insomma, tutta la gradazione praticamente dal giallo al blu. Tutti questi colori che prenderà il nostro materiale. Li prenderà quando noi li andremo a scaldare con una temperatura molto inferiore a prima, quindi la temperatura va da circa 200 gradi a 330 gradi. Quindi la temperatura di rinvenimento è una temperatura molto più bassa e questa è la fase più difficile, insomma, per cui bisogna avere più esperienza, perché è molto facile scaldare troppo il materiale. E in definitiva, diciamo, alterarne le proprietà, in quanto che diciamo, questi colori corrispondono a dei gradi di durezza differenti. Ok? Noi andremo per questo tipo di materiale a ottenere un grado di durezza all'intorno del giallo. Per cui proviamo a ottenere questo risultato. Quindi in questa maniera,
In effetti sarebbe meglio avere un forno per il rinvenimento. Si può usare anche il forno di casa messo sui 200, 210 gradi, appunto 220 gradi circa, 220-230 gradi, lasciare il materiale per una trentina di minuti nel forno e dopodiché noi abbiamo ottenuto il rinvenimento. Oppure si può utilizzare, diciamo, la fiamma, la stessa fiamma, con molta cautela. Diciamo, non andremo più a utilizzare la fiamma molto forte, ma andremo a scaldare il pezzo piano piano. Una volta che abbiamo ottenuto il colore, lo mettiamo subito nell'acqua di nuovo e lo raffreddiamo. Ok. Vedete? Abbiamo ottenuto, diciamo, una variazione di giallo. Probabilmente non si riesce a apprezzare molto bene. Comunque, abbiamo ottenuto il rinvenimento del materiale. A questo punto possiamo andare a riprendere la filatura dell'utensile con la mola, con gli angoli caratteristici soliti, e abbiamo creato il nostro utensile per torniture interne da 6 mm.